Massimo Bonetti, la prima volta in Basilicata per il primo lavoro di Paola Sinisgalli. Sì, tutto è tutta una prima, è tutta una cosa inedita. Ho avuto il piacere di scoprire Paola come regista, come scrittrice, per come ha reso credibile la vicenda e per come poi ha centrato, io sul set mi sono reso conto come ha centrato tutti i personaggi con gli attori straordinari, di grande bravura e soprattutto con le facce veramente plausibili. Una storia commovente, quindi non ho esitato a dire sì, ho fatto di tutto per fare questa cosa. E poi sul set ho avuto la conferma che ho fatto bene. In Basilicata cosa ha trovato che l'ha colpita particolarmente? Beh, innanzitutto il paesaggio, perché venendo qua ho scoperto un paesaggio diverso da quello che solitamente si trova in Toscana, in Umbria, no? Qualcosa di particolare, insomma, e mi piace questa terra, veramente, è emozionante. E le persone sono affabili, c'è una serenità insolita che non si trova spesso in Italia. C'è proprio il senso dell'amicizia, dell'affetto. Proprio questa è l'emozione che mi hanno dato queste poche persone che ho avuto modo di contattare, insomma, no? Che sono di qua. Beh, Una serenità che è un po' il filo conduttore di questo cortometraggio. sì, è una serenità ritrovata questo cortometraggio, perché l'inquietudine di questo uomo ormai alle soglie della vecchiaia, se non con un passo già dentro la vecchiaia, che comunque viene raccolto da Giuseppe Ragone, un attore bravissimo che fa il personaggio di Antonio, viene raccolto dalla strada come fosse un cane randagio, no? E lui lo accoglie a casa, ne fa addirittura il nonno della famiglia, no? Ed è una storia veramente emozionante. Quindi è una serenità ritrovata sicuramente, che lascia alle spalle l'inquietudine di questo personaggio che è interpretato da me, che è il ruolo di Vincenzo.